Amici sportivi, tifosi del Lumana Reyer, buonasera, bentrovati al Palasport Aliercio da Alberto Minazzi per la telecronaca del match valido per la quarta giornata di andata del campionato di serie A1 femminile tra Lumana Reyer Venezia e la Dike Basket Napoli. Sfida al vertice perché Venezia e Napoli sono due delle tre squadre che dopo tre turni hanno finora mantenuto il cammino immacolato con 3 vittorie su 3. Lumana Reyer che è attesa a questo primo big match e ne avrà un altro la prossima contro Schio sul campo del Alto Vicentino in un derby che vedrà appunto impegnata anche la terza squadra finora a punteggio pieno. Doppio impegno per Lumana Reyer in Italia e in Europa. In Europa il cammino in Eurocup Women dopo l'eliminazione nel preliminare di Eurolega è cominciato nel modo giusto battendo Nantes. Napoli invece punta solo sul campionato ma ha allestito una signora squadra, una squadra con grandissima esperienza. Proprio da Schio sono arrivate Laura Macchi e Catherine Ress, due dei pilastri della squadra campione d'Italia in carica, e sono andate a rimpinguare un roster che è assolutamente di valore, quello affidato alle mani di coach Nino Molino, Antonio Molino all'anagrafe, ma ovviamente per chi conosce il basket femminile, per chi lo vive, è coach Nino Molino. Coach Andrea Liberalotto invece è l'allenatore dell'Umana Reyer, che nelle rotazioni delle straniere, oltre ad Alex Ciabattoni, che comunque finalmente cammina senza tutore, senza stampelle e dunque è prossima al rientro dall'infortunio alla caviglia, dicevo, oltre a Ciabattoni resta fuori Saisha Gori in Europa. Lumana Reyer può giostrare tutte le straniere contemporaneamente, in campionato invece sono solo tre e le tre sono in questa partita Steinberga, Gülisch, entrambe sono in quintetto iniziale, così come Jolene Anderson, altra ex di Schio, anch'essa schierata nello starting five da coach Andrea Liberalotto, insieme appunto alle già citate Steinberga e Gülisch, alla capitana Deborah Carangelo e a Valeria De Pretto. Ancora in panchina la Dike Napoli, maglia bianca per Lumana Reyer, maglia blu con bordi arancioni per la formazione di coach Nino Molino, che adesso stiamo dando un'occhiata, siamo dall'altra parte del campo, sembra che proponga Macchi nello starting five, poi con la maglia numero 10 Courtney Williams, sono due le Williams a disposizione della formazione napoletana, c'è anche Gabrielle Williams con la maglia numero 15. Adesso c'è un minuto di raccoglimento e dunque dopo vi completeremo lo starting five, ovviamente minuto di raccoglimento in memoria di Gilberto Benetton, morto lunedì scorso. L'applauso del pubblico del Tagliercio alla memoria di Gilberto Benetton, che oltre a essere uno dei fondatori della ditta di abbigliamento trevigiano è stato a lungo anche presidente del club che tanto in alto ha portato in Italia e in Europa i colori del Veneto e appunto anche quelli della nazionale italiana. Vi dovevo il quintetto di Napoli, Pastore, Macchi, le due Williams, Courtney e Gabrielle, e Harrison parte dunque dalla panchina, Catherine Ress. Gli arbitri di questo match sono Tirozzi di Bologna, Capozziello di Brindisi e Chiara Corrias di Cordovado, provincia di Pordenone.
tutto pronto dunque al Taliercio per questo big match della quarta giornata del campionato di Serie 1 con il salto a due tra Harrison e Gulish. Il primo possesso è nelle mani di Jolin Henderson che serve per Carangelo, dunque il primo attacco è dell'Umana Reyer, De Pretto è consegnato per Henderson in punta per Carangelo che litiga inizialmente col pallone, poi va alla penetrazione, linea di fondo, al tentativo di rovesciato è corto, il rimbalzo è per Courtney Williams a portare avanti il pallone oltre la metà campo, il blocco energico da parte di Harrison, il cambio difensivo accettato dall'Umana Reyer, subito Courtney Williams con i primi due punti della partita che sono di Napoli, dunque 2-0 il punteggio a favore della Dike. L'attacco dell'Umana Reyer con Valeria De Pretto in punta, l'apertura per Anete Steinberga marcata da Pastore, va via Steinberga, sbaglia, recupera però rimbalzo Gulish che serve sul lato debole De Pretto, ancora un cambio di lato con Carangelo, ancora per la lettone dell'Umana Reyer che prova dalla media, un altro errore, si lotta ancora una volta a rimbalzo, un po' sola qui Mari Gulish e ancora Courtney Williams a guidare la transizione per la Dike Napoli, ma c'è il recupero difensivo di Steinberg, il pallone per Jolin Henderson che si mette piedi per terra, prende la tripla e trova il fondo della retina per portare in vantaggio l'Umana Reyer dopo il 2-0 di Courtney Williams, è arrivato la tripla del 3-2 di Jolin Henderson dopo un minuto e mezzo di gioco, l'attacco di Laura Macchi. Servita Williams, ancora Courtney, ovviamente Williams, palla per Gabriel Williams che attacca Steinberg e prende il tiro dalla media, mano morbida anche per Gabriel Williams, nuovamente in vantaggio Napoli col canestro di Gabriel Williams, 4-3 il punteggio per la Dike. Deborah Carangelo chiama il blocco di Anderson, poi invece la serve, spalla canestro Steinberga che va a attaccare proprio Gabriel Williams, va su Steinberga, il fallo della numero 15 di Napoli e ci sono due tiri liberi in arrivo per Anete Steinberga, primo fallo della partita, quindi il primo fallo di Gabriel Williams e anche il primo di squadra per Napoli. Anete Steinberga, una delle giocatrici sicuramente di maggior talento, se non la più talentuosa, nelle mani di coach Liberalotto, segna con un po' di fortuna il primo libero e dunque il punteggio adesso nuovamente in parità dopo due minuti di gioco. Steinberga, anche il secondo non è pulito, non va a segno, ma c'è una incomprensione per le giocatrici di Napoli e dunque la rimessa è per Umana Reyer nelle mani della capitana Deborah Carangelo. Si fa vedere Valeria De Pretto marcata da Courtney Williams in punta per Gulish, il consegnato per Carangelo, si fa vedere Steinberga a centro area, si rimane sul perimetro da Jolin Henderson, adesso Steinberga ad attaccare nuovamente Gabriel Williams, il tiro di Steinberga è corto, il rimbalzo è di Courtney Williams, velocissima la transizione, si prende il tiro dalla media, ancora mano morbidissima per le giocatrici di Napoli che torna in vantaggio 4-6 con Courtney Williams, 4 punti per lei sui 6 totali della Dike. Gulish in punta, serve in qualche maniera Jolin Henderson, Carangelo alla tripla, segno ancora una tripla per l'Umana Reyer che sta tirando ottimamente dall'arco, questa volta è Carangelo dopo la tripla di Jolin Henderson per il nuovo vantaggio dell'Umana Reyer a 7-11 dal termine del primo quarto. L'attacco di Courtney Williams con Harrison che non riceve, riceve invece Gabriel Williams che consegna per la capitana Pastore, ancora Gabriel Williams da 3 punti, l'errore taglia fuori di Gulish, il rimbalzo di Jolin Henderson che guida la transizione, poi restituisce a Valeria De Pretto che non si prende il tiro, preferisce scaricare per Steinberga, ancora la lettone che va a attaccare il sottomano, non va a segno, rimbalzo di Harrison, ancora Courtney Williams, velocissima la transizione, lo scarico ma capisce tutto Jolin Henderson che è una delle ex di turno, il pallone per Deborah Carangelo, palla sotto per Valeria De Pretto che non converte, dunque non va a referto l'assist di Deborah Carangelo, una grande azione comunque dell'Umana Reyer che resta in vantaggio 7-6 a 6-22 dal termine del primo quarto, attenzione a Laura Macchi, buon recupero difensivo di Valeria De Pretto, la palla scaricata per Courtney Williams,
Adesso da Gabriel Williams ad Harrison, il bel movimento, l'errore, il rimbalzo di Annette Steinberg, la transizione di Deborah Carangelo che chiama a sé Valeria De Pretto, le consegna il pallone, l'uscita di Anderson, ma viene servita Steinberg che finge il tiro, poi batte Gabriel Williams, va sulla stoppata e il recupero di Napoli con Gabriel Williams, lo scarico per Courtney Williams, il solito tiro di Courtney Williams, questa volta non è fortunato il rimbalzo di Gulish e adesso ragiona Lumana Reyer con Deborah Carangelo, si gioca a ritmi molto veloci, molto intensi in questa prima metà di quarto del big match della quarta giornata del campionato di Serie 1 femminile. L'attacco di Jolene Anderson, lo scarico per Mari Gulish e ancora una combinazione dell'Umana Reyer porta al canestro 9-6, i primi due punti della partita per il centro tedesco dell'Umana Reyer, con le veneziane avanti di 3 punti. Scusate, Harrison viene servita da Gabriele Williams, il movimento di Harrison, gran difesa di Gulish, il rimbalzo di Deborah Carangelo che guida la transizione, ha un varco, non penetra, scarica sul perimetro, Steinberg riparte da Jolene Anderson, lo chiama coach Liberalotto, ancora palla sotto per Gulish, il fallo di Harrison e non ce l'hanno tiri liberi, è appena il secondo fallo della partita, è il primo fallo di Harrison, il secondo di squadra di Napoli, secondo del match. Umana Reyer ancora non ha speso falli, nonostante siamo già nella seconda metà del primo quarto, anche se sia pur di 2 soli secondi, 4:58 ancora da giocare sul parquet del Tagliaccio, 9-6 il punteggio. La rimessa di Carangelo per Steinberg, servita a Carangelo che è andata in backdoor, non riesce a controllare il pallone ma lo recupera ancora la capitana dell'Umana Reyer, 5 secondi, 4, palla sotto per Gulish che va a cercare il contatto, non lo trova, o meglio non è stato fischiato, il contropiede di Napoli, velocissimo il canestro trovato da Gabriel Williams, si lamenta coach Liberalotto, perché il contratto sembrava anche noi abbastanza evidenti, comunque mantiene un punto di vantaggio l'Umana Reyer sul 9-8. De Pretto per Jolene Anderson, si fa vedere Deborah Carangelo in angolo per Valeria De Pretto, al centro riceve Steinberg che va a attaccare su Gabriel Williams, ancora una difesa energica da parte di Napoli che recupera il pallone, viene fischiato il fallo a Jolene Anderson, un fallo quasi di frustrazione potremmo definirlo, il primo fallo di Anderson è il primo fallo di squadra per Umana Reyer, dico di frustrazione perché ci sono parecchi contatti a centro area, il metro arbitrale è quello di lasciare abbastanza correre perché in 6 minuti di gioco solo 3 fischi, 2 contro Napoli, 1 contro Umana Reyer che ha un punto di vantaggio ma il pallone è nelle mani della Dike con Laura Macchi, ha di fronte Valeria De Pretto, serve per Courtney Williams, il tiro di Williams, l'errore, segue a rimbalzo ma recupera il pallone Steinberg che consegna per Carangelo, vede un varco Deborah Carangelo, la stoppata da parte di Harrison, poi si lotta e recupera il pallone Umana Reyer con Valeria De Pretto sotto per Carangelo, annullato il canestro Deborah Carangelo per lo sfondamento di Valeria De Pretto e dunque non valido il canestro di Carangelo, è rimasta a terra, mi sembra si tratti di Pastore, la numero 3, così è infatti, si rialza adesso, dunque non vale il canestro di Carangelo che avrebbe dato il più 3 all'Umana Reyer che resta avanti di un solo punto a 3:46 dal termine del primo quarto sul punteggio appunto di 9-8 con Napoli che torna in possesso di palla. Pastore marcata dall'altra capitana, Deborah Carangelo, il blocco di Harrison, pronta a entrare Martina Bestagno, aggressiva Carangelo, il pallone arriva ad Harrison che ha di fronte Gulish, lato debole per Courtney Williams, la tripla sul primo ferro, si lotta rimbalzo, lo strappa Gabriel Williams, serve per Courtney Williams ma è bravissima Jolene Anderson ancora una volta a leggere il recupero difensivo, poi la tripla di Deborah Carangelo è corta al rimbalzo di Harrison. Il tentativo di lancio di Pastore che serve per Courtney Williams, il tiro dalla media è corto, segue a rimbalzo ancora Courtney Williams, si va veramente a mille in questo momento sul parquet, si ferma De Pretto e serve per Carangelo con il blocco di Mari Gulish che va al pick and roll, non servita, palla per Jolene Anderson, una sorta di parata per mantenere il possesso di palla, poi Annette Steinberg si fa largo su Gabriel Williams, Annette Steinberg ed è 11-8 per l'Umana Reyer che adesso effettua dei cambi, quelli già preannunciati, anzi un cambio, entra Bestagno al posto di Steinberg
mentre Napoli, vediamo, c'è Pastore che va a farsi curare ed entra al suo posto con la maglia numero 13 Gonzales. Dunque la botta di prima di Pastore sta facendo sentire i suoi frutti e è costretta ad andare in panchina la capitana di Napoli. 2.51 da giocare, più 3 Umana Reyer, servita a Gabriel Williams e poi è Macchi a portare avanti il pallone, marcata da De Pretto. Ancora Laura Macchi con il palleggio, accelera la numero 2, pronta ad entrare anche Gorini, palla sotto per Harrison, il tentativo di rovesciato di Gabriel Williams, l'errore, si lotta rimbalzo, lo strappa Napoli con l'extra passaggio, ancora per Gabriel Williams, il tiro dalla media, c'è l'errore e il pallone è nelle mani dell'Umana Reyer quando mancano 2 minuti e 20 da giocare. Carangelo, lo scarico per Bestagno che non riesce a controllare, palla in parterre e cambio già preannunciato in precedenza, entra Gorini al posto di Deborah Carangelo, dunque cambio in cabina di regia, cambio anche per Napoli che inserisce Tagliamento al posto di Courtney Williams che dopo un ottimo avvio ha abbassato decisamente le sue percentuali a un 2 su 6 fino a questo momento dal campo, ed è Gonzales che supera la metà campo servendo Macchi, ottimamente controllata da Valeria De Pretto, poi blocco di Harrison, Macchi si incarta un po', forse infrazione di doppio palleggio, il tiro di Harrison dalla media, l'errore, Valeria De Pretto cattura il rimbalzo, punteggio basso ma ritmi altissimi, Gaia Gorini a superare la metà campo, poi la tripla di Jolin Anderson, lotta a rimbalzo Gulish, l'ultimo tocco è della giocatrice Orogranata, chiedeva l'assist Martina Bestagno, assist che non è arrivato, poi nella lotta a rimbalzo l'ultimo tocco da parte di Gulish con la rimessa per Napoli, 1.51, il punteggio resta fermo sull'11-8, Gonzales ha di fronte Gorini, giocatrice nativa dell'Argentina, supera la metà campo, poi il pallone per Macchi, marcata da De Pretto, devia Gorini, poi tocca Gulish ed è Gorini a recuperare il pallone, va Valeria De Pretto che si arresta, ritorna in punta da Gaia Gorini, il passaggio mentre è pronta ad entrare Kacelik per Jolin Anderson, va da Gulish, l'appoggio in rovesciato da parte di Marie Gulish e l'Umana Reyer ha il nuovo massimo vantaggio sul più 5, 13-8 con Tagliamento, ancora un recupero difensivo da parte di De Pretto che va a attaccare su Macchi, il sottomano da parte di Valeria De Pretto, il time out è per Napoli perché l'Umana Reyer prova ad allungare dopo il recupero convertito da Valeria De Pretto, il punteggio dice 15-8 per le Oro Granata che in un'ame, in una partita a punteggio veramente basso, 1-10 da giocare, hanno trovato 4 punti, dunque allungando dal più 3 in precedenza. Napoli non segna da 3 minuti e mezzo quasi dal canestro messo a segno da Gabriel Williams che aveva dato il 9-8, poi si è segnato col contagocce il canestro di Steinberga e questi due consecutivi in 15 secondi di Gulish e De Pretto. Questi punteggi individuali per l'Umana Reyer, 3 di Anderson, 2 di De Pretto, 3 di Steinberga e 4 di Gulish e 3 di Carangelo. Per Napoli ce ne sono 4 di delle due Williams, di Courtney e Gabrielle, e questo è tutto il fatturato di Napoli che tira col 28% al campo, 4 su 12 da 2, 0 su 2 da 3 e prende 12 rimbalzi di cui 2 offensivi. Per l'Umana Reyer sono 11 rimbalzi di cui 3 offensivi, 29% dal campo con 3 su 13 da 2 ma 2 su 4 da 3 e poi c'è anche l'1 su 2 ai tiri liberi. Ultimo minuto 10 nel corso del primo quarto con l'Umana Reyer avanti 15-8 e pressing a tutto campo per le Oro Granata, entrata in campo Martina Kacelik, va Gonzales velocissima allo scarico con il movimento di Harrison che sbaglia anche per la buona difesa di Gulish che poi riesce a toccare il pallone per Gorini, si fa vedere De Pretto, il palleggio di traschiena di Gorini, poi De Pretto va da Gulish, il consegnato per Kacelik a cui strappa la palla in difesa Williams, Gabriel Williams che va ad appoggiare il tabellone sbagliando però il rimbalzo ancora una volta di Gaia Gorini, gli applausi dell'Umana Reyer con Gorini che costruisce il gioco ragionando, ultimi 36 secondi nel corso del primo quarto, Martina Bestagno si va da Valeria De Pretto che chiude il palleggio, ancora Bestagno marcata da Macchi, il movimento di Bestagno, potenziale gioco da 3 punti per l'Umana Reyer che continua il break.
17-8. C'è anche il fallo che dà il tiro libero supplementare a Bestagno. Il fallo ho aspettato di segnalarlo, perché non è di Macchi che stava marcando la giocatrice dell'Umana Ray, bensì di Gonzales. Entrano Res e Courtney Williams prima del tiro libero nelle mani di Martina Bestagno per completare un gioco da tre punti e dare la doppia cifra di vantaggio all'Umana Ray. E così è 1-1 di Bestagno, 18-8 per le Oro Granata, quando siamo ormai agli ultimi possessi del quarto. C'è una discrepanza di poco più di un secondo tra il cronometro e l'azione e quello della partita. Ovviamente Gonzales gioca con calma, l'Umana Ray ha anche due falli da spendere. Gonzales, l'accelerazione, lo scarico per Harrison che va a attaccare Bestagno, il sottomano sbagliato, recupera il pallone Mari Gulish, 4 secondi ancora da giocare, la palla per Martina Caceri, che la tripla è storta e dunque si va al primo intervallo sul punteggio che dice Umana Ray 18, Dick Napoli 8. Locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti a Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Dell'Umana Reyer che sta facendo la differenza con tutte le giocatrici in quintetto dell'Umana Reyer che sono andate a segno: 3 di Anderson, 2 di Depretto, 3 di Steinberga, 4 di Gulish, 3 di Carangelo, oltre ai 2 di Bestagno che è uscita dalla panchina, anzi 3 di Bestagno perché c'è gioco da 3 punti completato da Martina Bestagno. Per Napoli invece solo 2 canestri di Williams, 2 canestri di Courtney Williams, 2 canestri di Gabriel Williams, che peraltro hanno entrambe 2 su 6 dal campo, ed è proprio la percentuale bassa al tiro, molto anche c'è comunque della difesa dell'Umana Reyer in queste basse percentuali di gioco che Napoli sta pagando. Andiamo subito a controllare: 4 su 16 dal campo, 25% con 4 su 14 da 2, 0 su 2 da 3, e i rimbalzi rimangono 12 per la formazione ospite, ma ci sono anche 5 palle perse. Per l'Umana Reyer le statistiche dicono 7 su 19 dal campo con 5 su 15 da 2 e 2 su 4 a 3, 2 su 3 ai liberi, 13 i rimbalzi di cui 3 offensivi, le palle perse sono 3. Insomma, Umana Reyer che ha letteralmente sigillato il canestro. L'ultimo messo a segno da Napoli è quello del minuto 5:30, 4:38 esattamente da giocare nel tabellone del tagliaccio, quando ha segnato Gabriel Williams il secondo dei canestri della sua partita. In quel momento il punteggio diceva 9-8, adesso è 18-8 con un parziale aperto per la squadra di coach Liberalotto di 9-0. Torna in campo, c'è nuovamente Steinberga al posto di Gulish che ha giocato tutti i primi 10 minuti e adesso va a riposarsi un po' in panchina. Vedremo come giocherà sotto canestro l'Umana Reyer. Sicuramente giocherà da 5 Bestagno, da 4 Steinberga, ma ovviamente con Katrin Res decisamente più alta anche di Martina Bestagno, che pure è una giocatrice, un centro diciamo con un'altra fisicità, un centro più agile rispetto a Ressi. Vedremo dunque un bel duello sotto le plance.
Si riparte con il possesso di Napoli, il pallone da Res ancora sul perimetro per tagliamento, la tripla non va, il rimbalzo ancora di Gaia Gorini che continua a recuperare palloni, poi si arresta di fronte alla difesa schierata per la dica Napoli, il taglio sul fondo di Valeria De Pretto, ma Gorini va da sola, scarica per Caceri, ancora Gorini, Steinberga cerca De Pretto, 9 secondi per l'azione di tiro, va Valeria De Pretto contenuta da Gabriel Williams, il tiro di Valeria De Pretto allunga ancora l'Umana Reyer, 11-0 di parziale, 20-8 il punteggio sul tabellone a 9-17 dal termine del primo tempo. L'attacco di Gabriel Williams, la palla recuperata da Annette Steinberga che rallenta perché è marcata da Gabriel Williams, poi prova l'accelerazione, scarica per Gorini che poi si trova proprio Steinberga quasi ad ostacolarla, arriva la palla persa, un contropiede 2-0 e ovviamente Napoli torna a segnare con tagliamento, un'ingenuità qui da parte dell'Umana Reyer, ma subito il pubblico del Tagliercio a scuotere le Oro Granata che hanno comunque il doppio dei punti dell'avversario, 20-10, 8-44 al termine del primo tempo. Pallone in punta per Martina Caceri, il pick and roll di Bestagno che non viene servita, si va da Steinberga per la tripla, lotta a rimbalzo premia Napoli con Res che serve per Courtney Williams, ben contenuta da Gorini, attenzione al tagliamento che è libera e Gonzales viene fermata da Martina Caceri, che è andata molto in velocità, è andata bene in velocità qui la giocatrice di Napoli. Primo fallo di Caceri, primo fallo dell'Umana Reyer con Anderson che ritorna in campo al posto di Valeria De Pretto, esce tra gli applausi Valeria De Pretto che è stata fino a questo momento la giocatrice più impiegata dall'Umana Reyer con 10 minuti e 18 secondi. Il possesso del Dike Napoli ancora con Courtney Williams, poi Marzia Tagliamento servita a Catherine Res contenuta da Steinberga, bravissima Annette Steinberga, poi attenzione alla tripla di Napoli, ancora un errore dall'arco per la Dike con Tagliamento e poi il fallo da parte di Catherine Res su Annette Steinberga che si lamenta per la fisicità dell'avversario. Comunque il fallo è stato fischiato, primo fallo di Res, primo fallo nel quarto anche per la Dike Napoli che è indietro 10-20 dopo 12 minuti circa di gioco qui al Tagliercio. Gorini marcata da Gonzales, supera la metà campo, o meglio lo farà tra breve Gorini per evitare l'infrazione di 8 secondi, servita Steinberga, ancora si va in punta da Kacerik, Gorini a far sportellate con Gonzales, la penetrazione di Gaia Gorini che vede un varco ma il sottomano mancino non va a segno, è già velocissima Napoli che fa della velocità sicuramente uno dei propri fattori, si va da Carter Williams, bel cambio di direzione, bella assist per Res con la difesa dell'Umana Reyer che collassa con Steinberga, regge ottimamente il duello, poi attenzione a Bestagno che si fa largo e vediamo, chiede l'infrazione di passi, invece il fallo da parte di Catherine Res ed è il secondo fallo del centro di Napoli, entrata in questo secondo quarto, gran difesa di Steinberga su Res due volte e Res invece due volte pescata in azione fallosa sotto il proprio canestro difensivo. La rimessa per l'Umana Reyer perché siamo al secondo fallo di squadra oltre che al secondo di Arres con 7.35 da giocare nel corso del primo tempo. Il pallone servito a Caceric, Gorini che chiede palla perché ha decisamente più fisicità rispetto a Gonzales ma si rimane sul perimetro con Jolin Anderson, il gioco a due con Annette Steinberga, il tiro troppo lungo, Gorini viene anticipata da Res e poi è Gonzales a guidare la transizione, servita a Catherine Res, poi Courtney Williams, difesa di Anderson, il blocco di Res, l'errore, la lotta a rimbalzo tocca Steinberga, la rimessa è per l'Umana Reyer. Dalla nostra postazione sembrava che il pallone potesse essere di Napoli, ma siamo a 25 metri esattamente dall'altra parte del campo, dunque ci fidiamo della valutazione arbitrale. Res si lamentava, però ripetiamo, non siamo in grado di dare un giudizio oggettivo da questa distanza. L'anticipo di Res in difesa su Bestagno, la rimessa è per l'Umana Reyer con Nene. Diene pronta ad entrare per Napoli, pronta ad entrare anche Macchi, vediamo al posto di chi, Macchi e Diene, fuori Tagliamento e Gabriel Williams. E il pallone per l'Umana Reyer con Caceri che per Gorini va alla tripla che entra esce, ma c'è rimbalzo offensivo di Annette Steinberga
potenziale gioco da tre punti ancora. Steinberga, dopo il rimbalzo offensivo, 22-10 il punteggio. Ci sarà il tiro libero supplementare, vediamo a chi viene attribuito il fallo. È il primo fallo di Macchi, Chica Macchi, e terzo di squadra per Napoli. Tiro libero supplementare per Steinberga, che dalla lunetta questa volta mette a segno il libero per il gioco da tre punti ed il più 13, nuovo massimo vantaggio per l'Umana Reyer. Gonzales, pallone per Courtney Williams, l'uscita a ricciolo di Macchi ben marcata da Anderson, poi l'uscita di Annette Steinberg che si accusa subito del fallo, ha allungato furbescamente l'anca per cercare di rallentare l'avversaria. Primo fallo di Steinberga e secondo di squadra per l'Umana Reyer. Attenzione a Carter Williams che riesce a armare la mano di Gonzales, un cross direttamente nelle mani di Anderson che va veloce alla transizione, scarica, ma Gonzales viene fuori dal nulla, si arrabbia molto a calcio libero lotto, ancora Gonzales in gran velocità, rallentata da Bestagno, la palla in punta per Res, poi Macchi, il blocco di Res, le due si conoscono alla perfezione e vediamo se viene convalidato il canestro. Sì, viene convalidato il canestro di Chica Macchi che avrà il tiro libero supplementare, 23-12 intanto il punteggio. E c'è il secondo fallo di Annette Steinberga e adesso subito il cambio con Gulish che rientra in campo prima del tiro libero per Chica Macchi per completare il gioco da tre punti. Dunque in panchina Steinberga che va subito a confrontarsi con coach Andrea Liberalotto e adesso tiro libero per Chica Macchi per Napoli per cercare di ritornare a meno 10 e Chica Macchi ovviamente dalla lunetta fa 1 su 1 ed è 13 per Napoli, 23 per l'Umana Reyer che costruisce con Gaia Gorini marcata da Gonzales, l'uscita e la ricezione di Mari Gulish, chiede pallone Bestagno, adesso veramente un bel quintetto pesante l'Umana Reyer, ancora Gulish che va a attaccare su Res e c'è l'infrazione di passi di Gulish che commette l'infrazione abbastanza evidente sul confronto fisico con Katrin Res. Giusta decisione arbitrale, palla restituita alla Dike Napoli che può provare a riavvicinarsi nel punteggio partendo con Gonzales, rallentata da Gorini, pronta ad entrare Deborah Carangelo, ancora il gioco a due con Res che scarica per Courtney Williams, quella è la sua mattonella ma arriva l'errore, arriva il rimbalzo di Gulish che non trattiene palla, si va da Macchi, poi Diene, è un gioco quasi di parole quel nome della giocatrice di Napoli, maglia numero 7, il canestro comunque di Katrin Res per andare sotto la doppia cifra, piccolo parziale di Napoli dal 23-10 è 1-0-5 aperto per la Dike Napoli che ha segnato appena 15 punti, dunque un break importante, sbaglia Bestagno da 3, la palla esce dal campo, pronta ad entrare Deborah Carangelo, vedremo se il coach di Brillarotto no, non ha intenzione di chiedere il time out. Carangelo prende il posto di Gorini e gli applausi anche per entrambe le giocatrici su questo cambio da parte del pubblico del Taliercio. Gonzales si scuote ancora la curva a sostegno dell'Umana Reyer, capisce il momento di leggera difficoltà, il tifo oro granata, la tripla di Diene è la prima tripla segno per Napoli e Napoli è ritornata assolutamente in partita con un parziale di 0-8, ecco il timeout che avevo già immaginato in precedenza, arriva adesso dopo la tripla di Diene perché il punteggio a 4.56 dal termine del primo tempo dice Umana Reyer 23, Dike Napoli 18 e dunque dal massimo margine più 13 il parziale di 8-0 aperto per Napoli che ha riaperto appunto, scusate gioco di parole, la partita. Questa è la ripartizione dei 23 punti dell'Umana Reyer che tira comunque col 33% dal campo, 35% da 2, 28% da 3. Sono 3 punti di Anderson, 4 di De Pretto, 6 di Steinberga, 4 di Gulish, 3 di Carangelo, 3 di Bestagno. Per Napoli che tira a sua volta con il 29% dal campo, 33% da 2 e 1 su 6, 16% da 3 con la tripla messa a segno da Diene. E vediamo, allora ci sono 3 di Macchi, però attenzione qui mi dà 18 punti e non mi dà ancora i 3 punti a Diene, quindi c'è un piccolo problema perché la tripla è stata data a Macchi, no scusate, la tripla
viene correttamente data a Diene, adesso è stato corretto, comunque resta la percentuale di 1 su 6, dicevo 3 di Macchi, 4 di Courtney Williams, 4 di Gabriel Williams, 3 di Diene, 2 di Tagliamento e 2 di Katrin Ress. E si riparte dunque con il match che è nella seconda metà del secondo quarto, più 5 Manarayer con la palla nelle mani di Bestagno, servita Gulish, si fa vedere Carangelo in angolo ma il consegnato è per Jolin Anderson che si fa largo, prende il tiro dalla media, ancora un errore, si lotta al rimbalzo, la palla nelle mani di Katrin Ress, continua il break favorevole alla Dike. Gonzalez, buona difesa dell'Umanarayer, attenzione adesso al mismatch con il fallo di Deborah Carangelo che sbilancia Diene, buon impatto questo da parte di Diene, l'Umanarayer arriva al bonus con 4:29 da giocare con il primo fallo di Deborah Carangelo, chiaramente sul cambio difensivo accettato dalle Oro Granata è arrivato questo mismatch che ha visto la capitana dell'Umanarayer andare a spendere il fallo. La rimessa per Napoli, attenzione a Carlton Williams che rischia di pestare la linea laterale ma non la pesta, si va da Diene, poi è Macchi che ha di fronte Anderson, il blocco di Arres, Gonzalez, quasi allo scadere di 24 arriva l'errore, il rimbalzo è per l'Umanarayer con Martina Bestagno che va a subire il fallo di Diene, adesso al bonus c'è anche Napoli con il primo fallo di Diene e per 4 minuti 14 secondi sul punteggio di 23 a 18 per l'Umanarayer, a ogni fischio arbitrale adesso si andrà in lunetta sia su un fronte che sull'altro, entrambe le squadre sono infatti al bonus, ma si riparte intanto con Jolin Anderson, la rimessa dal fondo per Deborah Carangelo, pronta a rientrare Valeria De Pretto per l'Umanarayer, si ferma Carangelo, scambia con Gulish, l'uscita di Jolin Anderson di fronte a Courtney Williams, il movimento di Martina Kacerik che chiude il palleggio, si prende poi il tiro che entra ed esce, il rimbalzo di Arres, ancora velocissima Courtney Williams che ha di fronte Martina Bestagno, gran movimento ma non trova il canestro, Courtney Williams recupera il pallone, Bestagno lo serve per Deborah Carangelo che chiama lo schema a pugno, Jolin Anderson in punta da Bestagno, il blocco di Gulish, la palla che torna alle mani di Anderson, adesso Gulish spalle a canestro, va a fare sportellate con Arres, Gulish in qualche maniera riesce a mettere a segno il canestro che torna a muovere il punteggio dell'Umanarayer. Dopo il gioco da tre punti di Steinberger sono passati oltre tre minuti e mezzo, meglio quasi tre minuti e mezzo, ma è arrivato finalmente il canestro del 25 a 18 che interrompe il break napoletano. Adesso invece arriva l'ingenuità difensiva di Martina Bestagno, il primo fallo personale che dà due tiri liberi, come abbiamo detto in precedenza, con le due squadre al bonus rientra in campo Valeria De Pretto al posto di Kacerik e poi si andrà in lunetta con ancora Chicca Macchi che avrà a disposizione appunto i due liberi dopo che il canestro di Gulish ha interrotto il break di 8-0 di Napoli. Segna Chicca Macchi e dunque 25 a 19 il punteggio, secondo libero a disposizione per Chicca Macchi. E sbaglia il secondo tiro libero, e dunque Macchi fa 1 su 2, 25 a 19 il punteggio per l'Umanarayer. Ancora De Pretto fuori dall'arco, 3 minuti esatti da giocare, Gulish ancora al duello con Res, 6 secondi, il tiro dalla media della tedesca che ha una mano precisissima e si carica lei adesso sulle spalle l'attacco dell'Umanarayer, più 8 per le Oro Granata, 2:44 con Courtney Williams, la difesa su Macchi da parte di De Pretto, il blocco di Arres, ancora Chicca Macchi marcata da Gulish, va su Macchi e questo è un canestro di altissima classe da parte di Chicca Macchi che porta Napoli oltre quota 20 a meno 6, 27 a 21, 2:25 da giocare, Valeria De Pretto linea di fondo, penetra e scarica per Bestagno che riceve sul perimetro, nuovamente il pallone nelle mani di De Pretto sotto Martina Bestagno, il fallo di Diene, secondo personale, si lamenta la giocatrice di colore della Dike che ha sbracciato evidentemente e siamo questa volta da questa parte quindi possiamo valutare decisamente meglio il secondo fallo di Diene con due tiri liberi in arrivo per Martina Bestagno e per Bestagno sono fino a questo momento 3 punti. Segna il primo tiro libero Martina Bestagno, nuovamente più 7, 3 possessi per l'Umanarayer, secondo libero per Bestagno e 2 su 2 per Martina Bestagno, dunque ritorna
A più 8 Numan Reyer, quasi 2 minuti da giocare. Va Gonzales, marcata da Carangelo, si allontana Rester perché Gonzales riesce comunque a superare la metà campo, arriva l'aiuto con il blocco di Chiccamacchi, ancora Resca, la tripla aperta, la sbaglia, il rimbalzo è per Bestagno, il pallone nelle mani di Deborah Carangelo che va a servire Jolene Anderson, adesso sì siamo negli ultimi due minuti, ancora Anderson che batte Courtney Williams, serve per Gulish che è calda ma sbaglia il tiro, rimbalzo offensivo addirittura due maglie bianche con Jolene Anderson che strappa il pallone anche a Deborah Carangelo, il bel movimento di Martina Bestagno, uso magistrale qui da parte di Bestagno del piede perno e torna alla doppia cifra il vantaggio dell'Umana Reyer, 3-1, 2-1, 1-27 da giocare con ancora Chiccamacchi coinvolta, si prende la tripla, l'errore, il rimbalzo ancora una volta di Jolene Anderson, la sua ex compagna di squadra, va Carangelo a chiamare lo schema in punta per Gulish, Bestagno si scontra con Gonzales portando un blocco per Carangelo, poi Gulish, Bestagno consegnato per Jolene Anderson, 7 secondi per l'azione di tiro dell'Umana Reyer, tripla aperta, anzi da 2 punti il tiro di Bestagno, l'errore, ma c'è il rimbalzo offensivo di Martina Bestagno che ha fatto bene a seguire, poi guadagna centro dell'area, arriva un errore con forse un contatto con Diene, gli arbitri lasciano proseguire, va Courtney Williams, il pallone, circolazione veloce, tripla aperta, sbagliata ancora da Napoli, ma Courtney Williams recupera rimbalzo, grande assist e il sottomano da parte di Res al terzo possesso, Napoli trova il canestro del 23esimo punto di squadra contro il 31 dell'Umana Reyer, ma adesso siamo agli ultimi 30 secondi di gioco nel corso del primo tempo. Martina Bestagno, il pallone per Gulish, ancora depretto il movimento di Anderson che riceve, scarica per Gulish, attenzione alla palla persa, il contropiede veloce di Gonzales che ha di fronte depretto, lo scarico per Courtney Williams, troppo facile questo canestro per Napoli e dunque chiama il time out coach Liberalotto perché si è riavvicinata con un parzialino in veramente 30 secondi scarsi, Napoli al 31-25, meno 6. Umana Reyer era quota 31 e adesso, visto che siamo ormai a 14 secondi e mezzo dal termine del primo tempo, possiamo già dare un'occhiata ai punteggi e alle percentuali. Anderson 3, Depretto 4, Steinberga 6, Gulish 8, Carangelo 3, Bestagno 7, Umana Reyer che tira 12 su 35 dal campo, 34%, con 10 su 27, 37% da 2, 2 su 8, 25% da 3, 5 su 6 ai liberi, 27 rimbalzi, di cui 6 offensivi. Per Napoli sono 6 di Macchi, 4 di Courtney Williams, 4 di... no, sono 6 quelli di Courtney Williams, deve ancora essere aggiornato il punteggio. Sono 4 quelli di Gabriel Williams, 3 di Diene, 2 di Tagliamento e 4 di Res. Con 11 su 35 dal campo, 31%, 38% da 2, 10 su 26, 1 su 9, 11% da 3 punti, 2 su 3 ai liberi, 22 rimbalzi, di cui 4 offensivi. Questa in cifra è la partita fino a questo momento, c'è l'ultimo possesso. Entrambe le squadre sono già abbondantemente oltre il bonus, sarà per Umana Reyer che riparte dalla linea di fondo campo col quintetto che vede Carangelo, Anderson, Depretto, Bestagno e Gulish. La palla verrà consegnata a Valeria Depretto, la rimessa nelle mani di Deborah Carangelo che supera la metà campo, ancora la capitana che gioca con il cronometro, va all'accelerazione, lo scarico per Depretto che va con la partenza in crocio, alza la parabola all'errore, il rimbalzo offensivo ancora Depretto sulla sirena, non va segno, dunque dopo 20 minuti di gioco, partita assolutamente aperta, Umana Reyer avanti 31-25, noi ci sentiremo per il secondo tempo.
soltanto prima della ripresa del gioco che non ci sono giocatrici in doppia cifra. La miglior realizzatrice del match è Marie Gülisch, il centro tedesco dell'Umana Reyer, a quota 8 per Napoli. Sono invece due giocatrici a 6 punti, Laura Macchi e Courtney Williams a quota 6. Courtney Williams peraltro ha un 3 su 10 dal campo, mentre Laura Macchi 2 su 3 e in più 3 rimbalzi. Williams è comunque la miglior rimbalzista della sua squadra a quota 6, uguagliando, pur essendo una esterna, Gülisch, che è la miglior rimbalzista oltre che la miglior realizzatrice dell'Umana Reyer, anche in questo caso con 6 rimbalzi, di cui uno offensivo, così esattamente come Courtney Williams. Leggero predominio rimbalzo dell'Umana Reyer, 27 a 23 come percentuali di tiro, siamo lì, 12 su 37 per l'Umana Reyer, 32%, 11 su 35 col 31% per la DIC Napoli, che paga soprattutto l'1 su 9 da 3 punti. L'Umana Reyer è 2 su 8, non molto meglio, soprattutto nel secondo quarto ha fatto 0 su 3 dall'arco la squadra di coach Andrea Liberalotto. Questo è quello che è accaduto fino a questo momento. Adesso abbiamo 20 minuti di basket da raccontarvi qui dal Palasport Tagliercio di Mestre per la quarta giornata del campionato di Serie A1 femminile. Valeria De Pretto inquadrata e pronta alla rimessa in gioco in campo. De Pretto con Carangelo, Anderson, Steinberga e Gülisch. Steinberga che ha 2 falli, così come Diene e Res dall'altra parte. Carangelo a costruire il primo gioco d'attacco per l'Umana Reyer. Gülisch consegnato per De Pretto, poi Jolin Anderson, l'anticipo difensivo di Gabriel Williams, che è in campo con Harrison, che si rivede adesso sul parquet. Macchi, Courtney Williams e Gonzalez, che viene ancora preferita a Pastore, che ha riportato una forte contusione portando a casa uno sfondamento difensivo. Il pallone di Steinberger in punta per Anderson, il blocco di Gülisch che poi si allontana ma apre lo spazio per la tripla di Jolin Anderson, e per Anderson sono 6 punti per l'Umana Reyer, 34 e dunque più 9 sul tabellone del Tagliercio. Macchi con il blocco di Harrison che va al pick and roll, Macchi va da sola, preferisce servire Courtney Williams, il tiro dalla media, ancora un errore ma Williams va su a prendere un altro rimbalzo e poi attacca Anderson il rovesciato. Williams, grandissima giocata in questo caso con il canestro del 34 a 27, vantaggio ancora per l'Umana Reyer che è in possesso di palla dopo un minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Gülisch consegnato per Anderson, richiamata Carangelo che ci prova anche lei dall'arco, palla che entra e esce ma c'è rimbalzo offensivo di Gülisch che poi, scusate, di De Pretto che viene poi stoppata. La rimessa è per l'Umana Reyer con l'ultimo tocco di Harrison che si confronta con la terna arbitrale. Adesso anche Nino Molino va a parlare con uno degli arbitri, che lo ricordo sono Tirozzi Capozziello e Chiara Corrias. Rimessa con 10 secondi per l'azione in tiro dell'Umana Reyer ed è Deborah Carangelo che va a farsi consegnare il pallone, il movimento di Valeria De Pretto che riceve, marcata da Courtney Williams, la palla per Gülisch, consegnato per Carangelo, 5 secondi, 4, va Deborah Carangelo, serve per De Pretto, bisogna prendersi il tiro, scadere il 24, riesce a toccare il ferro, non trova il canestro, rimbalzo di Harrison e Courtney Williams a guidare la transizione attaccando e prendendosi il tiro dalla media, arriva un altro errore, arriva il rimbalzo di Deborah Carangelo che spunta dal nulla, pur essendo anche lei una piccoletta, e riesce a portare a casa il pallone, adesso costruendo la fase d'attacco dell'Umana Reyer. Jolin Anderson si arresta, serve per Steinberga, la palla toccata con il piede da Gabriel Anderson e la Gabriel Williams, ma c'è il fallo in attacco fischiato a Marie Gülisch e dunque palla persa per l'Umana Reyer, il primo fallo di Marie Gülisch. E torna in possesso di palla sul meno 7 la DIC Napoli, che riparte dalla linea di fondo campo con Gabriel Williams. Il pallone per Gonzalez, marcata da Carangelo. Gonzalez va a superare la metà campo, ancora Carangelo che la rallenta e sporca dunque il possesso di Napoli. Si ritorna dalla playmaker, lasciata libera in punta e la tripla anche per Gonzalez,
Adesso altamente riaperta la partita, 34-30, dopo due minuti, qualcosina in più adesso di gioco nel corso del secondo tempo. La palla nelle mani di Jolin Anderson che va su, appoggia al tabellone, arriva l'errore, il rimbalzo di Gabriel Williams, marcata da Steinberger, ancora Gabriel Williams, l'apertura per Harrison, il tiro dalla media, gran momento di Napoli che adesso è ad un solo possesso di ritardo. 34-32 e Liberalotto è assolutamente preoccupato di come ha approcciato a questo secondo tempo la formazione del Granata. Fallo lontano dal pallone ai danni di Annette Steinberger, se non vado errato si tratta di Williams, di Gabriel Williams, ed è così, secondo fallo di Gabriel Williams, è il primo fallo del quarto per Napoli, uno ne ha speso il manovrare, quello in attacco fischiato in precedenza a Marie Gulisch. Depretto, proprio per Gulisch, si fa vedere Steinberger, marcata da Gabriel Williams, ancora Carangelo, linea di fondo, riapertura per la tripla di Steinberger, il tiro è corto, si lotta a rimbalzo, il fallo viene fischiato, questa volta contro la difesa, il fallo di Harrison. Secondo fallo anche per Harrison, era una lotta a rimbalzo secondo me assolutamente corretta, nel senso che ci stanno le sportellate nella lotta per il pallone, qui viene punita Harrison, forse pentiti gli arbitri del fischio arbitrale che ha portato prima la palla persa per il fallo in attacco di Gulisch. Va Valeria Depretto, appoggia il tabellone, l'errore poi tocca ma smanaccia nelle mani di Gabriel Williams che va veloce la transizione, sputa ancora dal nulla Deborah Carangelo che sporca un contropiede di Napoli, e Napoli però comunque resta in possesso di palla con 18 secondi sull'azione di tiro, 6:56 dal termine del terzo quarto, c'è l'opportunità ancora una volta di pareggiare se non di passare in vantaggio in caso di tiro pesante. Attenzione a Laura Macchi, marcata da Valeria Depretto, Macchi con il palleggio, arriva al blocco di Harrison, l'accelerazione di Macchi che gioca due con il proprio centro, un gran recupero difensivo qui da parte di Annette Steinberger che impedisce ad Harrison di controllare il pallone, evita Lumana Reyer il canestro di Napoli con l'opportunità appunto del pareggio, e torna in possesso di palla Lumana Reyer che però deve ritrovarsi in attacco dopo la tripla di Anderson, infatti molta molta difficoltà, non sono arrivati altri punti ed eccoli i punti che servono, il canestro di Annette Steinberger per riportare a due possessi il vantaggio dell'Umana Reyer, 3-6-3-2, e si scuote anche il Tagliercio, 722 i presenti oggi al Palasport Mestrino. Adesso il fallo di Marie Gulisch, questo sì, c'è assolutamente, il fischio va a punire il controllo con il corpo e con il braccio anche da parte di Gulisch, e secondo fallo di squadra, secondo personale per Gulisch con Laura Macchi alla rimessa dal fondo. Si fa vedere Harrison, viene servita Gonzales, canestro impossibile da parte di Gonzales, ed è 36-34, rimane lì Napoli a contatto con l'Umana Reyer, Steinberger che apre il palleggio, poi backdoor di Jolin Anderson, gran giocata qui per l'Umana Reyer con il backdoor sull'assist di Steinberger che ha permesso a Jolin Anderson di portare di nuovo a più 4 Mana Reyer, 3-8-3-4, quasi recuperata dalla difesa la palla, poi va su Curtin Williams, il passaggio per Kikkamäki, il tiro sbagliato, il rimbalzo di Deborah Carangelo e spinge la transizione coach Andrea Liberalotto con Carangelo che supera la metà campo, servita a Steinberger, il fallo di Macchi ed è il terzo di squadra per Napoli, secondo fallo di Macchi, non c'è ancora il bonus né per una né per l'altra squadra, due falli per l'Umana Reyer, 3 per Napoli, 5-34 da giocare nel terzo quarto, ha ripreso 4 punti di vantaggio e con il pallone in mano con 17 secondi sul cronometro dell'azione l'Umana Reyer con Deborah Carangelo pronta alla rimessa, si fa vedere Steinberger ma non viene servita, si va da Anderson che ha di fronte Macchi, fa saltare l'avversaria Jolin Anderson, ed è il momento di Jolin Anderson che permette all'Umana Reyer di avere due possessi pieni di vantaggio toccando la doppia cifra, 10 punti per Jolin Anderson con questi 4 consecutivi. Attenzione, bello questo gioco a due con Harrison che commette infrazione di passi, si è alzata l'intensità difensiva dell'Umana Reyer ed ecco subito i frutti,
i passi di Harrison e il recupero, e ancora il pubblico che sostiene la formazione neurogranata quando siamo quasi alla metà del terzo quarto. Deborah Carangelo marcata da Gonzales, si fa vedere Anderson, ancora Carangelo con il palleggio, l'uscita di Anderson che è veramente dappertutto, si prende la tripla e la mette! Striscia di 7 punti consecutivi di Anderson e Napoli è di nuovo a meno 9. Era riuscita ad avvicinarsi ad un solo possesso di ritardo la formazione di Nino Mollino, adesso sono 9 i punti di vantaggio per Umano Reyer e tutti di Jolin Anderson i punti dell'Umano Reyer, mentre qui è bravissima Harrison a portare a casa il fallo di Mari Gulish, attenzione perché è il terzo fallo di Gulish, 3 di squadra anche per l'Umano Reyer, e rientra in campo Martina Bestagno perché il terzo fallo di Gulish è un piccolo campanello d'allarme, la prima giocatrice a raggiungere le 3 infrazioni, 2 tiri liberi a disposizione per Harrison per riavvicinare Napoli dopo questo parziale tutto, ripeto, firmato da Anderson a favore dell'Umano Reyer. Harrison, tiro cortissimo, arriva a malapena a scheggiare il primo ferro, riesce comunque a toccarlo, dunque avrà diritto al secondo tiro libero a 4:38 dal termine del terzo quarto, 43-34 il punteggio per l'Umano Reyer. Secondo libero di Harrison, fa 1-2 il centro di Napoli, 43-35, ma la palla è nelle mani di Deborah Carangelo che supera la metà campo, ha di fronte Gonzales, ancora il movimento di Anderson marcata da Courtney Williams, ancora riceve Jolin Anderson, il blocco di Martina Bestagno, va dall'altra parte Anderson che prova una magata, non riesce il sottomano, il rimbalzo è di Gabrielle Williams con Steinberg che va vicino al recupero, ma Williams riesce a trovare un'accelerazione, anche questa da applausi. Gabriel Williams per il 43-37, Napoli che dunque ha questa piccola striscia di 3-0 per interrompere il break dell'Umano Reyer, la palla per Deborah Carangelo che prova ad andare su e porta a casa il fallo di Harrison, e anche per Harrison se non vado errato è il terzo fallo, un centro da una parte Gulish e un centro dall'altra, eccoli qua, terzo fallo di Harrison, e attenzione perché c'è anche il bonus adesso per Napoli a 3:55 dal termine del quarto, la rimessa dell'Umano Reyer con palla recuperata da Gonzales, butta alle ortiche l'opportunità Deborah Carangelo, attenzione a Gabrielle Williams che si prende il tiro, lo sbaglia, Harrison va a sovrastare Bestagno, poi riapre per Courtney Williams, la difesa dell'Umano Reyer e il fischio contro Martina Bestagno. Il bonus anche l'Umano Reyer e Bestagno spende il secondo fallo mandando in lunetta ancora una volta con 2 tiri liberi Harrison. Mi ero perso il fallo del bonus dell'Umano Reyer, sono onesto, no, questo è il fallo del bonus, quindi sì, è il secondo fallo di Bestagno e adesso è il bonus l'Umano Reyer, ma comunque si va in lunetta perché c'era l'azione di tiro di Harrison. Rientra in campo intanto tagliamento per la squadra napoletana, no, infatti non ci sono i tiri liberi, c'era un errore sul conteggio, infatti stavo andando a cercare il quarto fallo precedente dell'Umano Reyer, non c'era, questo è il quarto fallo, adesso a 3:41 dalla fine ha speso il bonus anche la formazione oro-granata ed è Harrison che va ancora ad attaccare su Bestagno, step back, tiro che più volte tocca il ferro prima di spegnersi in fondo e di nuovo Napoli a meno 4, 4-3-3-9, tanto elastico in questo terzo quarto con l'attacco dell'Umano Reyer nelle mani di Deborah Carangelo, la palla per Annette Steinberger, il tiro dalla media e Annette Steinberger mette un tiro molto importante a 3 minuti poco più dal termine del quarto perché ricaccia indietro a 2 possessi pieni di ritardo la diga, soprattutto interrompe il parzialino favorevole soprattutto anche a livello psicologico per la squadra di Nino Mollino che circola bene la palla, Gabrielle Williams l'errore a 3 punti, ancora Harrison a rimbalzo offensivo e il canestro trovato da Harrison che sta diventando un fattore in questo frangente, Harrison sale a 7 punti personali e ridà a Napoli comunque il meno 4, Bestagno il pallone per Carangelo che si prende la tripla, la capitana, palla che non va ma Steinberger viene fuori dal nulla e porta a casa il fallo che la manda in lunetta, attenzione stavolta sì, è il terzo fallo di Harrison, terzo fallo 1:20 Harrison, e dunque c'erano 2 tiri liberi, 2 cambi per l'Umano Reyer
rientrano Kacelik e Gorini per Napoli, in panchina Harrison e rientra in campo Ress. Due tiri liberi per Steinberger, dunque il fallo in precedenza avevo attribuito a Harrison, il terzo fallo invece è di un'altra giocatrice. Adesso andrò a cercare di ricostruire, il fallo era di Gabriel Williams e dunque tre falli anche per lei, non tre falli di Harrison, mentre Steinberger fa 1 su 2, 4-6-4-1 per l'Umana Reyer, 2:33 da giocare. Dunque due giocatrici in questo momento con tre falli per Napoli, Gabriel Williams ed Harrison, una per l'Umana Reyer. Gyulich a quota 3, Steinberger sale a quota 11 con il tiro libero segnato che dà il più 5 all'Umana Reyer, con la Gabriel Williams con palla che non va, c'è il fallo di Valeria De Pretto, secondo personale, molti fischi in questa fase di gioco, secondo fallo di De Pretto, e due tiri liberi per Gabriel Williams, chiedo venia per l'errore precedente, avevo attribuito a Harrison il terzo fallo che poi è arrivato comunque per il centro di coach Nino Molino, tre falli anche per Gabriel Williams che adesso si sta confrontando con Laura Macchi prima dell'esecuzione dei due liberi che potrebbero permettere a Napoli, in caso di entrambi segnature, intanto la prima va, di arrivare ad un possesso sia pur pieno di ritardo. 4-6-4-2, 2:19 da giocare con il secondo libero a disposizione della numero 15 della Diche che fa 1 su 2 e restano dunque due i possessi di vantaggio per Umana Reyer. 4-6-4-2 e l'attacco di Steinberger che si prende il tiro dalla media, lo sbaglia, insolito errore della Lettone, il rimbalzo di Napoli con il contropiede, tagliamento per Gabriel Williams ed è un possesso sì di ritardo adesso ma è nemmeno pieno, col canestro di Gabriel Williams il time out per l'Umana Reyer perché Napoli veramente ha 100 vite, era arrivata a meno 2 in precedenza, è tornata a meno 2, l'Umana Reyer è riuscita a riallungare grazie al gran momento di Anderson fino al più 9, ma poi si è nuovamente un po' incartata, i contropiedi di Napoli sono andati a segno e dunque la partita è assolutamente in bilico. 4-6-4-4 il punteggio con 13 di Anderson e 11 di Steinberger per l'Umana Reyer, poi 8 di Gyulich, 4 di De Pretto, 3 di Carangelo, 7 di Bestagno, 34% dal campo, 35% da 2, 30% da 3, 6 su 8 dalla lunetta e 34 rimbalzi di cui 10 offensivi. Per Napoli ci sono 9 di Gabriel Williams, 8 di Courtney Williams, 6 di Macchi, 7 di Harrison, 3 di Diene, 2 di tagliamento, 5 di Gonzales e 4 di Ress con 39% dal campo, 45% da 2, 18% da 3, 57% dai liberi, 31 i rimbalzi di cui 7 offensivi. 2:04 da giocare con l'Umana Reyer che riparte dalla rimessa dal fondo di Valeria De Pretto in campo con Gorini, Kacelik, Steinberger e Bestagno. Napoli si ripresenta con Katrin Williams, si rivede Katrin Ress, poi c'è tagliamento, c'è Macchi e c'è anche sotto canestro Gabriel Williams. Courtney Williams a marcare su Gorini che riesce a servire Bestagno, ultimi due minuti di gioco, palla per De Pretto, ancora sul perimetro per Martina Kacelik, si fa vedere Steinberger che prova a far saltare Ress, riapre ma nelle mani di Gabriel Williams, il contropiede in mezzo alle gambe di De Pretto, attenzione e c'è un fischio arbitrale, vediamo a punire che cosa, forse il tocco con la gamba di De Pretto, qui è stata penalizzata Napoli perché il pallone era arrivato comunque a destinazione, non vale il canestro del pareggio, rimarrà in possesso di palla con 20 secondi sul cronometro dell'azione di tiro Napoli con Chicca Macchi che si confronta con Chiara Corrias, niente da fare dunque per il canestro del pareggio, ma ancora il possesso per Napoli con Courtney Williams, il blocco di Katrin Ress che poi si allontana, buona difesa dell'Umana Reyer, Gabriel Williams l'errore e il pallone nelle mani di Bestagno. Gorini a costruire il gioco per l'Umana Reyer, il gioco a due con Martina Bestagno che parte col passo incrociato, l'uso del piede perno, cerca il contatto, non lo trova, tanta fisicità in questo momento, Steinberger non riesce a controllare il pallone, 1:18 da giocare, viene subito richiamata sul cubo del cambio Gonzales che sicuramente ha avuto un ottimo impatto sulla partita e viene chiamata a gestire
al posto di Courtney Williams. Questi ultimi possessi, mancano 78 secondi al termine del terzo quarto. Il pubblico italiano prova a scuotersi perché Napoli ha ancora un'opportunità, alla terza del pareggio. È proprio Gonzalez che però sbaglia di non poco il sottomano. Il pallone nelle mani di De Pretto che supera la metà campo e Gonzalez va vicino al recupero, anzi recupera il pallone. Qui dovevano essere le compagne ad avvisare Valeria De Pretto del recupero difensivo di Gonzalez e Corci libera l'otto con le mani lungo il corpo, non è sicuramente contento. Quarta opportunità di pareggiare o di passare in vantaggio per Napoli, ancora con Gonzalez, res per Macchi, l'anticipo di De Pretto, la palla arriva comunque nelle mani di Gabriel Williams, nuovamente per Katrin Res, 7 secondi, 6 per l'azione di tiro, Gonzalez, il gioco a due, la palla deviata, rimane in possesso di palla Napoli con 2 secondi e 2 decimi per l'azione di tiro e c'è il time out richiesto da Nino Monino e dunque Napoli avrà questi 2 secondi per prendersi il tiro. Napoli che è rientrata assolutamente in partita a, se non vado errato, questa sarà la quarta opportunità di pareggiare o anche di passare in vantaggio in caso di una tripla. Non ci sono ancora giocatrici in doppia cifra per Napoli, che non ha più rimesso in campo Chiara Pastore dopo quel contatto molto violento riportato nel primo tempo, uno sfondamento portato a casa ma poi pagato caro dalla giocatrice, dalla playmaker capitana di Napoli, però ci sono molti più punti dalla panchina per Napoli, addirittura 14 punti dalla panchina per Romana Reier, 7 e tutti messi a segno da Martina Bestagno, mentre Romana Reier non ha ancora schierato in campo Crudo e Madera, Napoli la sola Mancinelli e dunque ha trovato molto apporto dalle rotazioni, in particolare di Gonzalez che è stata in campo oltre 19 minuti ed è dunque la quarta più utilizzata oltre alle due Williams e a Macchi. Rientra in campo dunque Romana Reier in fase difensiva con Steinberga, Bestagno, De Pretto, Gorini e Caceri, che non ci sono cambi nel quintetto dell'Romana Reier, non mi sembra ce ne siano nemmeno per Napoli che riparte con Macchi, Res, Williams, la palla quasi recuperata, no, recuperata da Steinberg, dunque ritorna in possesso di palla Romana Reier, a completare il quintetto ovviamente c'è Gonzalez oltre a tagliamento per Napoli. Steinberg cerca il consegnato ma la palla arriva comunque nelle mani di Gaia Gorini, Bestagno, 8 secondi, non ha ancora costruito nulla, l'attacco del Romana Reier, ci prova Bestagno da 2 punti, canestro senza ritmo e pesantissimo questo di Martina Bestagno, 48-44, l'ultimo possesso del quarto è per Napoli con Gonzalez che penetra, scarica, tagliamento, va via Caceri che regala 2 tiri liberi e con Liberalotto che si arrabbia più con la sua giocatrice che colpisce arbitrale, secondo fallo di Martina Caceri, 2 tiri liberi per tagliamento, c'è un cambio per Napoli che rimette in campo Diene al posto di Gabriel Williams, ed è logico perché Gabriel Williams ha 3 falli e sarebbe il quarto in questo caso per la giocatrice che fino a questo momento è la miglior realizzatrice della squadra di coach Nino Molino. Tagliamento, segna il primo tiro libero, un possesso pieno di ritardo per Napoli che ha a disposizione un secondo tiro libero, 2 secondi e 7 dal termine del terzo quarto. E tagliamento fa 2 su 2, l'ultimo possesso sarà comunque per Romana Reier che è sul 48-46, la palla per Kacerik, ci prova da metà campo, non arriva nemmeno al ferro e dunque si va all'ultimo intervallo con una partita assolutamente in equilibrio. Romana Reier 48, Dike Basket Napoli 46. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. We'll be right back.
Tagliamento ha messo i liberi del 46, sono 4 personali per Tagliamento. Napoli che tira 38% dal campo, 43% da 2 e 18% da 3, esattamente 17 su 39 e 2 su 11. Dalla lunetta invece 6 su 9 con 32 rimbalzi, di cui 7 offensivi. La migliore realizzatrice di Napoli è Gabriel Williams a quota 9, come detto, poi Courtney Williams a 8, Harrison a 7, Macchi a 6 e poi, passando alla panchina, 5 di Gonzales, 4 di Ress, 3 di Diene e 4 anche per Tagliamento. Per l'Umana Reyer, vediamo se sono 4 o 3 di Tagliamento, sono 4 di Tagliamento. Per l'Umana Reyer sono 35% dal campo, 36% da 2, 15 su 41, 30% da 3, 4 su 13, 75% dalla lunetta, 6 su 8, 36 rimbalzi di cui 10 offensivi, con Anderson a quota 13 punti, Steinberg a 11, Bestagno a 9, Gulic a 8, 4 di Depretto e 3 di Carangelo. Avete visto anche lo spettacolo che l'Umana Reyer propone sempre negli intervalli delle gare interne del femminile. Guardando gli altri campi, a Battipaglia 6 minuti da giocare, 55 Treofan Givova, 62 Fila San Martino. A Vigarano siamo alla fine del secondo periodo, Vigarano avanti con Luca 40-28, a Broni intervallo lungo 26-33, vantaggio esterno di Ragusa. A Torino altrettanto intervallo lungo e ancora qui partita dominata da Schio, 58 Famila, 33 Irenfixi. Si gioca alle 7, dunque tra circa un quarto d'ora, la sfida tra le due neopromosse, Empoli e Sesto San Giovanni. Ultimo quarto invece qui al Taliercio tra l'Umana Reyer e la Dike, che ha ancora il pallone, il quinto della sua partita, per cercare di impattare o portarsi in vantaggio dopo il botta risposta iniziale in cui ha avuto qualche volta sì qualche un punto o due di vantaggio della formazione di Nomolino, ma la partita era assolutamente in equilibrio in quel frangente. Recupero difensivo concretizzato da Gaia Gorini, che lancia per Martina Kacerik, che cerca il contatto, e forse contatto c'è anche stato. Comunque arriva il canestro da parte di Martina Kacerik, 50-46, e Napoli fallisce la quinta opportunità per ripeto riaprire del tutto la partita, ma Napoli continua a insistere con Curtin Williams. Lo scarico nelle mani di Jolin Anderson, che va al contropiede, lo scarico per Kacerik, va a terra, Diene, gli arbitri non fischiano il pallone per Annette Steinberg all'incrocio, il movimento da manuale di Annette Steinberg. L'Umana Reyer è di nuovo avanti con tantissima fatica di 6 punti. Del resto questo è il big match, lo ricordiamo, della quarta giornata. Attenzione a Courtney Williams, che commette un'ingenuissima infrazione di passi. Bravissima qui Martina Kacerik a difendere, una leggera scavigliata per Kacerik, che rientra subito per Napoli in campo. Harrison non può assolutamente centellinare le migliori giocatrici, coach Nino Molino. Fuori Res, dentro Harrison, e vediamo se si schiererà a zona o a difesa individuale la squadra napoletana. Mi sembra che sia difesa individuale. Bestagno, palla per Steinberg ancora cercata, e il fallo da parte di Diene, terzo fallo. Steinberg, ripeto, è una delle giocatrici, se non la più talentuosa dell'Umana Reyer, se la gioca diciamo con Anderson, ed è logico che l'Umana Reyer vada dalle giocatrici più esperte e dotate di maggior pericolosità offensiva. La rimessa è per Gaia Gorini, che serve a Annette Steinberg, ancora Steinberg con l'incrocio, il movimento, l'errore, la lotta a rimbalzo, tocca Anderson, la palla però è recuperata da Harrison e va Williams con un passaggio ad una mano al limite, la palla recuperata da Harrison, ancora Courtney Williams, si gioca a due con Harrison, questa è una gran giocata da parte di Napoli ed è Harrison a trovare il canestro, che riporta a due possessi non pieni, solo 4 punti di ritardo per Napoli, 8-13 da giocare, 5-2-4-8 il punteggio sul tabellone del Taliercio. Gaia Gorini prova ad accelerare su Gonzales, e Gaia Gorini, gran fisicità in questa penetrazione di Gaia Gorini, 5-4-4-8, ritorna più 6 di Umana Reyer con Gonzales. Per Courtney Williams, l'uscita di Harrison che porta il blocco, il cambio difensivo, ancora scarico sul perimetro per Tagliamento, difesa
che collassa ancora. Tagliamento con 4 secondi per azione di tiro, gioca per Harrison, la difesa da parte di Gorini che riesce a sporcare la visuale all'avversaria e arriva l'errore, pronta ad entrare Mari Gulish per l'Umanarayer. Steinberga, palla per Kacerik, ancora Kacerik in angolo per Anete Steinberga che carica la tripla, un drop shot fortunato, ma ovviamente l'Umanarayer porta a casa volentieri questi 3 punti di Steinberga, già a quota 15 e di nuovo più 9 per l'Umanarayer con Napoli che gira in attacco, ma la difesa dell'Umanarayer ha alzato l'intensità. Harrison, il consegnato, no, non riesce per tagliamento, si va da Gonzales che ci prova da 3 punti, la stoppata di Anderson, poi Harrison marcata da Gorini che regge ancora l'Umanarayer, grandiosa in difesa con la stoppata di Anderson e la difesa di Gorini su Harrison. Attenzione qui Gorini, pressata da tagliamento, si fa largo, scarica per Bestagno, ci prova da 3 punti, l'errore con palla nelle mani di Courtney Williams, la contropiede, lo scarico per Harrison, ancora una gran giocata per Napoli, ancora Harrison protagonista del canestro del 57-50, qui è smarcata completamente Harrison, ha trovato il canestro 57-50 con però l'attacco nelle mani dell'Umanarayer. Anderson, lo scarico, insegue il pallone, Steinberga lo recupera, 5 secondi, 4, palla per Kacerik che incrocia, si prende il tiro dalla media, Martina Kacerik quasi allo scadere dei 24, 5-9, 5-0, l'Umanarayer sta alzando la difesa e sta trovando anche buoni canestri in attacco. E la palla persa, eccola qua la difesa dell'Umanarayer con tagliamento preso in controtempo, va su Gorini e trova il fallo di tagliamento, poteva essere un gioco potenziale da 3 punti, ma intanto l'Umanarayer avrà altri 2 tiri liberi sul primo fallo di tagliamento, secondo di squadra per Napoli e ovviamente il time out richiesto da Coach Molino, 5.44 da giocare, dopo il time out ci saranno 2 tiri liberi per Gaia Gorini, l'Umanarayer è a più 9, può tornare in doppia cifra, ripeto Napoli ha avuto 5 opportunità per arrivare al pareggio, quantomeno le ha fallite tutte, l'Umanarayer ne ha approfittate ed è bello che siano arrivati adesso i canestri di Gorini e di Kacerik che escono dalla panchina, lo dico perché prima dei canestri Gorini e Kacerik solamente Bestagno, delle giocatrici inserite da coach Liberalotto in corso di partita, avevano trovato la via del canestro, è logico che non si può puntare soltanto sullo starting five, a poco l'Umanarayer sta trovando sempre più giocatrici in grado di dare il loro contributo a una squadra decisamente solida, quella costruita dalla società Oro Granata in estate, ma anche Napoli ha fatto una signora squadra, del resto queste sono le squadre che vengono date per favorite alla vigilia del campionato. Napoli, Venezia, Schio e Ragusa, queste a detta degli addetti ai lavori sono le squadre con un qualcosina in più, poi è logico che ci stanno sempre le sorprese, poi è logico che ci sono delle squadre, penso ad esempio a Lucca, San Martino di Lupari, la stessa Broni, che possono giocare un ruolo da outsider, però diciamo che la carta dei valori è questa. E si sta vedendo anche perché l'Umanarayer, che per ora, a parte il preliminare di Eurolega in campionato e in Eurocup Woman, ha un cammino immacolato, ha portato a casa anche delle vittorie molto rotonde. Qui invece si gioca punto a punto, anche se adesso col tiro libero supplementare a disposizione di, anzi due tiri liberi a disposizione di Gaia Gorini, si può arrivare alla doppia cifra di vantaggio. Segna Gaia Gorini il primo libero, 3 punti per lei, più 10 Umanarayer. E 2 su 2 per Gaia Gorini, 6-1, 5-0 Umanarayer e ci avviciniamo alla seconda metà dell'ultimo decisivo quarto di questo big match del Taliercio con Gonzales, il blocco da parte di Gabriel Williams, anche lei nuovamente in campo nonostante i 3 falli, così come Gulish è rientrata per l'Umanarayer, buona difesa dell'Umanarayer, l'attacco ancora da Harrison che è una macchina, sta sicuramente tenendo in piedi le speranze di Napoli che però è ancora a meno 9, l'attacco dell'Umanarayer nelle mani di Gaia Gorini, 13 sono per Harrison, Gorini per
Anderson che parte, scarica in angolo per Valeria De Pretto, gran primo passo, poi però la parabola è troppo lunga, il rimbalzo è per Napoli con Gabriel Williams. Napoli vuole assolutamente cercare di rientrare, anche perché siamo nella seconda metà dell'ultimo quarto, ancora Harrison e c'è l'infrazione di passi, l'arresto trascinando il piede perno per la giocatrice di Napoli. Liberalotto viene invitato a restare all'interno dell'area tecnica. Gulish ha preso il posto di Steinberger, che resta la miglior realizzatrice dell'Umana Reyer, a quota 16. Anderson è a 13. Gulish potrebbe arrivare alla doppia cifra con un canestro, ma l'importante è che l'Umana Reyer abbia 9 punti di vantaggio a 4.40 al termine della partita. La palla per Bestagno, che riesce a anticipare in qualche maniera Gabriel Williams, poi va su e porta a casa il fallo di Courtney Williams. Il primo personale di Courtney Williams per Napoli è il terzo di squadra. E si andrà comunque in lunetta, perché era azione di tiro per Martina Bestagno. Anche lei ha un passo dalla doppia cifra di punti, ne ha 9, adesso ha 2 tiri liberi a disposizione e ci fermiamo qui. Ed eccolo qua, la doppia cifra, adesso possiamo continuare a parlare. 10 punti per Bestagno, 10 di vantaggio per Umana Reyer, 5-2, 6-2 il punteggio. Napoli ovviamente a 52 e Umana Reyer che adesso sale a 63 con il 2-2 di Martina Bestagno, 6-3. 5-2, 4 minuti e mezzo da giocare con Gonzales, che costruisce il gioco marcata da Gorini, il blocco di Harrison, sempre coinvolta nei giochi d'attacco di Napoli, così come Gabriel Williams che si arresta, serve per Harrison, ancora il movimento e c'è il quarto fallo, attenzione credo da parte di Gulish, è così, quarto fallo di Gulish. Umana Reyer, il primo fallo di squadra, 2 tiri liberi a disposizione per Harrison per riportare sotto la doppia cifra il ritardo della Dike Napoli. Viene asciugato il parquet, caduta a terra Harrison, che adesso si incaricherà dei tiri liberi completamente diversi, quelli che ha effettuato in precedenza, uno cortissimo, uno a segno col ciuff. E questo viene sbagliato, rimane a meno 11 Napoli. 4-18 da giocare, può arrivare a meno 10 con il secondo libero del proprio centro, la Dike. E con qualche fortuna Harrison fa 1-2, 6-3, 5-3, cambio per l'Umana Reyer che rimette in campo Steinberger, è andata a ripiattare qualche minuto, un minuto e mezzo, e prende il posto di Martina Bestagno per questo finale, dunque con Gorini al posto di Carangelo. È praticamente lo starting five per l'Umana Reyer. Gaia Gorini si prende il tiro, Gaia Gorini è il suo momento, è il canestro da 2 punti, ma è più 12, 6-5, 5-3 per l'Umana Reyer. Adesso non sta commettendo l'errore di mollare, Gorini è già a quota 6 o 8 punti, adesso lo controllerò, ma intanto ancora una volta cercata Harrison, ancora una volta fermata fallosamente, questa volta da Valeria De Pretto. Terzo fallo di De Pretto, secondo di squadra per Umana Reyer, e altri 2 liberi per Harrison, che non è sicuramente una macchina dalla lunetta, però dai e dai prenderà anche la mano. Per Gorini sono 6 i punti, stavo controllando adesso perché in lontananza, intanto sbaglia primo tiro libero Harrison. In lontananza c'era la prospettiva che mi impediva di vedere se erano 6 o 8 i punti di Gorini. Il secondo libero per Harrison, 1-2, ennesimo dalla lunetta per il centro di Napoli, 6-5, 5-4, restano 11 punti di vantaggio del Umana Reyer e il cronometro continua a correre alla maglia oro granata in questo momento, 3.41 da giocare con Anderson. Il gioco a 2 con Gulish, anticipo difensivo da parte di Harrison, la transizione di Laura Macchi, si va da Courtney Williams, buona difesa di Anderson, palla ancora per Macchi che batte Gorini, il fallo di Gaia Gorini, è il primo personale di Gorini, terzo di squadra per l'Umana Reyer e dunque ancora una volta rimessa soltanto per Napoli, 3 falli per la Dike, 3 falli per l'Umana Reyer, 3.26 da giocare, più 11
per Leoro Granata, oggi in maglia bianca Courtney Williams con il blocco di Harrison. Ancora Williams, il tiro dalla media, ancora un errore, aveva cominciato benissimo con questi tiri dalla media, poi ne ha sbagliati tanti, un'immensità la giocatrice di Napoli. Gorini, il rallentamento, il tiro è corto, il rimbalzo nelle mani di Gabriel Williams che supera la metà campo, inseguita adesso da Steinberga, va in slalom, il sottomano cost to cost da parte di Gabriel Williams, che vuole tenere viva la fiammella di speranza di Napoli. 6-5-5-6, torna sotto la doppia cifra la Dick, 2-50 però da giocare, 11 punti anche per Gabriel Williams. Palla da Anderson a Gorini, ancora Jolin Anderson con il blocco di Mari Gulish, la palla intercettata e recuperata da Napoli che corre in transizione con Courtney Williams, dietro in mezzo alle gambe macchi il canestro da parte di Gabriel Williams. Questa è una giocata assolutamente da rivedere, macchi dimostra una capacità di controllo palla, 13 punti per Gabriel Williams che ha fatto 4 in fila, ma questo assist di Macchi sembra quasi da Harlem Globetrotter, in mezzo alle gambe senza vedere l'assist di Macchi, una delle cose più belle che abbiamo visto questa sera. E Napoli è lì, e Napoli è a 7 punti, 2 minuti e mezzo, ed è per questo che coach Andrea Liberalotto ha subito chiamato il timeout. Manarayer che era 65-53, dunque il parzialino è di 0-5 aperto per la Dike, che non molla di un centimetro, mostrando grande carattere in questo big match del campionato. È finita quasi, no, manca ancora 1-54 a Battipaglia, ma San Martino di Lupari ha preso un margine discreto, 7-2-58 a Vigarano. Si è ancora nell'intervallo, 40-28 dunque il punteggio, ripresa che è appena cominciata a Broni con Ragusa avanti 33-26 e siamo più avanti invece a Torino col più 18 di Schio sulla Iren Fixi, 60 Famila, 42 per Torino. E torniamo a seguire questi ultimi 2 minuti e mezzo del match del Taliercio tra Umana, Reyer e Dike Napoli. Napoli che con questo mini break di 5-0 si è riavvicinata, ma è sempre 7 punti di ritardo. Adesso bisogna però per Umana Reyer ritrovare fluidità anche in attacco. Il quintetto è lo stesso per coach Andrea Liberalotto, riesce a rimettere il pallone in campo De Pretto in tempo utile servendo per Gaia Gorini, marcata da Gonzales, il pallone per Mari Gulish, riceve Anete Steinberga, spalle a canestro marcata da Gabriel Williams. Steinberga è una certezza, Anete Steinberga. 6-7-5-8, interrotto il break di Napoli e soprattutto di nuovo più 9 per l'Umana Reyer. Macchi, l'assist per Harrison con la difesa dell'Umana Reyer. Harrison regge il colpo, Mari Gulish, e gli ultimi 2 minuti cominciano con l'Umana Reyer più 9 e palla in mano. Gorini, il blocco di Gulish, palla per De Pretto. Ancora Gulish che porta il blocco, poi viene servita sotto. Il movimento di Gulish, il tiro è corto per la buona difesa in questo caso da parte di Chicca Macchi. Napoli è una delle ultime possibilità con Williams per Macchi che ci prova da 3 punti, l'errore, il rimbalzo lungo, lo recupera Mari Gulish, ultimi 90 secondi di gioco più 9, palla in mano per l'Umana Reyer che vede in fondo al viale lo striscione del traguardo, lo striscione del primo posto del mantenimento dell'imbattibilità, imbattibilità che rischia invece di perdere Napoli, quando invece però arriva il fischio che restituisce il pallone a Molino, alla squadra di Molino, con il fallo in attacco, il secondo fallo di Gaia Gorini. Ripeto, adesso è il bonus l'Umana Reyer, ma soprattutto restituisce un minimo di speranza alla Dike Napoli. 1-18 da giocare, che nel basket sono un'eternità, 9 punti da recuperare sono tanti, ma mai dire mai con Napoli che attacca con Gonzales. Non è veloce l'attacco di Napoli, Gabriel Williams, poi Harrison, il consegnato per Courtney Williams, ancora Courtney Williams che riesce a trovare la via del canestro. 1-0-2 da giocare e Napoli è a meno 7, 6-7-6-0, pressa tutto campo Napoli, il pallone nelle mani di Valeria De Pretto, si prende il tiro dal media, lo sbaglia, la lotta a rimbalzo, Mari Gulish, un rimbalzo offensivo importantissimo, Gaia Gorini, siamo nell'ultimo minuto, si fa largo Gorini su Gonzales, gioca 2 con Gulish,
4 secondi per l'azione di tiro, 2-1, va Gulić da 3 punti, va vicina alla conclusione, alla segnatura, ma c'è il rimbalzo offensivo di Jolin Henderson e dunque è vicina la vittoria per l'Umana Reyer. Adesso è costretta a spendere il fallo per interrompere il gioco, la Dike, terzo fallo di Macchi e bonus speso adesso da Napoli. Rimbalzi offensivi dell'Umana Reyer con Gulić e Anderson hanno dato questo ulteriore possesso. Umana Reyer ovviamente gioca anche col cronometro, ma perde la palla, attenzione al contropiede, quasi recupero, sì c'è il recupero da parte di Gulić e questo è il recupero della vittoria. L'Umana Reyer ci prova dall'angolo con Jolin Henderson, l'errore, il rimbalzo di Napoli, si gioca probabilmente anche sulla differenza canestri, quindi l'ultimo tiro sarà per Napoli con Gabriel Williams, sbaglia la tripla, il rimbalzo è di Annette Steinberga, l'Umana Reyer batte Napoli 6-7, 6-0 da Alberto Minazzi, dal Taliercio è tutto, la miglior realizzatrice del match è Annette Steinberga dell'Umana Reyer con 18 per Napoli, 15 di Harrison. Alberto Minazzi, ancora grazie per averci seguito e gli appuntamenti ai prossimi match dell'Umana Reyer qui dal Pallasport Taliercio. Classifica, le ragazze dell'Umana